La parete di una piazza, Piazza della Libertà a Sesto, che inizialmente era piena di scarabocchi, ma finalmente cambierà decisamente aspetto grazie ad una bella iniziativa di Agnes assieme al suo compagno. Buongiorno Agnes, tu non sei nuova di capolavori realizzati appunto sui muri o sulle serrande. In questo caso che cosa dovete realizzare tu e il tuo fidanzato? Allora, praticamente questo muro io lo sto regalando ai sestesi e a Sesto per l'accoglienza e tutto quello che abbiamo ricevuto da quando abitiamo a Sesto. Voi da quanto abitate qua a Sesto, infatti? Poco più di un anno. E praticamente questo muro rappresenterà un po' il passato e il futuro. E il fatto che ci hanno accolto con una bellissima frase, però io non vorrei, diciamo, svelare tutto il progetto. Certo. Unica cosa che vorrei notare che abbiamo lasciato i pezzi dal muro pasticciato originale, che hanno una loro funzionalità in questo contesto, e anche un pochino per il rispetto a quelli ragazzi che hanno impasticciato originalmente. Certo. Il muro. Non sveliamo ancora quale sarà il lavoro finale, quindi, no, di fatto, perché sarà una sorpresa per i sestesi. Sì. In Piazza della Libertà, siamo nella centralissima via Cagliari, quindi queste pareti diventeranno poi davvero un bellissimo capolavoro, che con dei dettagli di cui sveleremo appunto nel proseguo. Tu Agnes naturalmente hai abbellito tante serrande di altrettante attività commerciali sestesi, e non solo. Da cosa nasce questa tua passione? Guarda, io dipingo da quando sono bambina, poi ho fatto la scuola d'arte, e di questa passione intorno a 22-23 anni ho fatto diventare il mio lavoro. Però devo dire la verità che vengo dalle Marche, e in 25 anni che sono vissuta nelle Marche non ho mai lavorato così tanto come qua in Sardegna, e in particolare in Sesto. Non lo so perché mi sento un po' miracolata. Probabilmente perché ho una stile un po' differente dei muralisti sardi, e forse è questo, non so altro motivo perché dovrei lavorare così tanto, che oltre alle serrande adesso ho cominciato a fare anche le facciate, anche interno nelle case, le camerette, le altri decori nelle sale. Oltre alle attività sono riuscita a entrare anche nelle case private. Il regalo che adesso farete ai cittadini sestesi, quindi da questa parete che pian pianino prenderà forma, cosa ti senti di dire ai cittadini sestesi? Appunto, tu che ormai sei di adozione a tutti gli effetti sestese. Solo che spero che piacerà a loro, e comunque grazie tantissimo per tutto questo, sia per l'accoglienza che tutto quello che abbiamo ricevuto. Ho conosciuto tantissime persone a Sesto, in un anno conosco credo a metà dei sestesi, che guarda, mi hanno sempre trattato come una regina, e è solo grazie, non è che posso aggiungere altro. I tempi di realizzazione del murale, tra quanto riusciremo a vedere? Che è massimo 7 giorni, cioè una settimana compreso sabato e domenica. Il murale, sempre tempo permettendo. Il murale avrà, se possiamo anticipare, qualche dettaglio che ricorda la tradizione sestese, oppure in particolare? Guarda, abbiamo scelto il soggetto e la passerella di Sesto, perché unisce due parti di Sesto. Mi hanno raccontato la storia di questo ponte che io inizialmente non ho neanche preso in considerazione, invece il messaggio che io voglio dare con questo muro è proprio questa cosa di unire
le persone in generale nel mondo, perché io, non essendo se stessa né sarda neanche italiana, certo, questa cosa che comunque siamo tutte persone, tutti umani, tutti uguali, credo che non abbiamo differenza, non può fare la differenza di dove sei nato, quando, in quale condizioni, perché comunque siamo tutti abitanti di questo pianeta. Va bene, buon lavoro allora. Invece con Consuelo DC, che fa parte di un'associazione sestese, c'è un bellissimo progetto. Apriamo la locandina e facciamo vedere in particolare di che si tratta. Noi siamo in Piazza della Libertà a Sestu, che pian pianino cambierà volto. Consuelo, questa locandina che stiamo inquadrando riuscirà proprio in generale a resocontare quello che poi farete come associazione? Chi siete e che cosa realizzerete? Allora, noi siamo l'associazione Mezcla Intercultura, ci occupiamo di organizzare eventi a sfondo sociale. Con questo evento, sì, che ha la sua prima edizione, siamo voluti scendere più in particolare nel mondo dell'arte. L'abbiamo fatto con un progetto che però aveva prima del Covid, e che ovviamente purtroppo sappiamo tutti quello che stiamo vivendo ci ha limitato, e speriamo di poter espandere con la prossima edizione. Aveva l'intento di, sì, andare a riqualificare delle zone periferiche del paese, coinvolgendo anche gli abitanti di quelle zone. Certo. Perché siamo convinti che se i cittadini vengono inseriti in questi progetti, ci lavorano ed è loro opera, poi vanno anche con meno intento a distruggere quello che le loro mani hanno prodotto. Certo. Purtroppo il periodo storico che stiamo vivendo ci ha posto delle limitazioni. Quando abbiamo saputo di questo dono che Agnes doveva fare al paese di Sestu, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di inglobare il suo progetto dentro il nostro, per due motivi. Sì. Il primo è il messaggio che il suo muro deve lanciare, che per noi è un principio fondamentale dell'associazione, che è l'accoglienza. Ci teniamo in maniera particolare a questo messaggio, e quindi non l'avremmo fatto se il messaggio fosse stato probabilmente un altro. Lo faremmo mettendo mano all'arredo urbano di questa piazza, decoreremo le panchine e faremo delle installazioni di alcune fioriere fatte con materiale di riciclo, che adesso non vi anticipo. Certo. Per lasciarvi un pizzico di curiosità, verranno decorate sempre riportando il tema sardo, che comunque sarà presente anche nel suo muro. Quindi questo è quello che andremo a fare, insomma ci auguriamo che l'anno prossimo la popolazione di Sestu possa essere investita in maniera maggiore da questo progetto. Iniziativa tra l'altro che vede anche patrocinata dal comune di Sestu. Dal comune, sì, di Sestu, che ha comunque sposato in pieno, sì, questa, sì, bella idea. Oltre a Piazza della Libertà, per concludere quindi il discorso, voi pensate di estendere l'idea originale anche nelle altre piazze del paese? Sì, questo è il nostro intento per le prossime edizioni future. Piazze o comunque zone che insomma magari sono anche meno centrali di questa, però hanno sicuramente bisogno di una nota di colore e magari spesso vengono dimenticate, insomma. Buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie.